ragazze. La Spazio Danza ormai compie 10 anni, vero Maria? Quest'anno sì, sono 10 anni e niente, sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo e loro sono solo una parte della scuola, diciamo che sono le più grandi, quelle che sono cresciute con noi nel corso degli anni. E... Perché la... per sport o per diventare... Scusa per le difficoltà tecniche. Perché danzare? Per sport, per amore per il movimento o per diventare delle future etuali? Soprattutto per passione. La danza deve nascere da dentro. Maria. E voi? Francesca. Ilenia. Teta. Anna. Elena. Elena. Lorenzo. Grazie care, un grande grande bacio. Grazie a Mariana Gargiulo. È un caso forse raro, è vero nella storia della pittura due sorelle pittrici o ci sono altri casi che voi sappiate nella storia dell'arte? Che io sappia no, perché okay. Sono molto addentrata in questo. E come è iniziata la vostra avventura nel mondo dell'arte? Iniziate insieme? Anzi, mettete bene un mio qui al centro. Diciamo che ci siamo divertiti con i colori come tutti i bambini, però abbiamo avuto il primo approccio diciamo artistico proprio con i pennelli, con l'olio, sì, quando io avevo 12 anni e mia nonna ci portò a visita un noto pittore che poi era un parente argentino, Domenico, e ci portò a far visita. Ricordo con la carrozzella, perché la nonna prendeva la carrozzella per fare queste visite allora, un poco di tempo fa. E comunque rimanemmo, ci piacque tantissimo, rimanemmo incantata a vedere questo pittore che metteva sulla tela dei fiori, delle rose bellissime tutte. E tornata a casa, insomma, facevamo di tutto per avere tutto l'occorrente e cominciamo a piastricciare, tu sei grande. Beh, sicuramente c'è stata, cioè oltre al nostro hobby che era quello di dipingere, c'è stato un maestro che ci ha accompagnato nella tecnica proprio della pittura. Poi dopo abbiamo continuato noi con tutto il nostro entusiasmo di vincere quello che più sentivamo di fare, quello che ci diceva l'animo di mettere su tela. Dipende da quello che ci ispira, no? Fare un volto, un fiore. Di relazione, che si siano tutti accorti di voi, infatti avete fatto delle mostre, giusto? Sì, sì, sì. Abbiamo fatto delle mostre che ci hanno dato anche molta soddisfazione e riscontro.